Buongiorno cari colleghi, buongiorno signor moderatore. Esofageal adenocarcinoma after sleeve gastrectomy, actual or potential threat, Italian Series and the Literature Review. Il lavoro che presentiamo adesso è il risultato di un'indagine che abbiamo svolto in alcuni pazienti relativa al reflusso gastroesofageo. Il reflusso gastroesofageo è un problema che riguarda alcuni interventi di chirurgia bariatrica, e tra questi interventi sicuramente la sleeve è risultato almeno finora essere l'intervento che di più di altri induce il reflusso gastroesofageo. Che il reflusso gastroesofageo fosse un problema importante lo abbiamo dimostrato con questo lavoro pubblicato un po' di anni fa, nel quale abbiamo messo in evidenza situazioni come queste e soprattutto abbiamo messo in evidenza che nel 17% di questi pazienti a 5 anni avevamo trovato l'esofago di Barrett nel 17,2%. La stessa cosa, o una cosa simile, dimostrò a suo tempo il gruppo di Praguer con una Barrett del 14% a 10 anni dopo sleeve, e il gruppo di Iannelli, Barrett del 18,8% in questo gruppo di pazienti sottoposti ad esame endoscopico. Il problema è un problema importante. All'esofago di Barrett, come sappiamo, può seguire un l'adenocarcinoma, per questo abbiamo il Barrett da considerarsi una lesione precancerosa. Questo è un esempio che si trova in letteratura di un paziente sottoposto a sleeve gastrectomy che ha sviluppato un adenocarcinoma su Barrett a distanza di soli 3 anni dall'intervento chirurgico. Questo è un paziente che ha sviluppato un adenocarcinoma a distanza di soli 5 anni dall'intervento chirurgico. I casi che noi presentiamo sono casi appunto che sono compresi in questo lavoro che è possibile trovare online su SWORD Online. Si tratta di tre pazienti, come voi vedete. Il primo paziente è un paziente di 54 anni, di sesso maschile, fumatore, che aveva un esofago normale prima all'endoscopia pre-sleeve, che a distanza di 24 mesi ha sviluppato questi sintomi che voi vedete. Sottoposto tra l'altro ad una gastroscopia, è venuto fosse stata fatta diagnosi di neoformazione adenocarcinoma, è stato sottoposto a questo intervento. L'intervento, come vedete, la diagnosi non era una diagnosi tardiva. Il paziente è morto 5 mesi dopo l'intervento chirurgico cui è stato sottoposto. Il paziente numero due invece è un paziente giovanissimo di 21 anni, nel quale sicuramente quanto è accaduto ha il ruolo della sua giovane età, quindi della predisposizione genetica, ha sicuramente un ruolo molto importante. Un paziente di solo 21 anni che è stato sottoposto ad indagine a 22 mesi dall'intervento chirurgico perché dimagriva poco, come vedete, aveva perso soltanto 4 punti di indice di massa corporea. Questo intervento è stato sottoposto a una serie di indagini, tra cui una gastroscopia, perché da pochi giorni aveva cominciato ad accusare sintomi da reflusso lievi, e a seguito di questo il paziente è stata fatta diagnosi di adenocarcinoma ed è stato sottoposto ad una esofagectomia subtotale con una ricostruzione con un'ansa alla RU, che fa chemioterapia. Sono trascorsi 6 mesi ed è in condizioni di salute discrete. Il paziente numero 3, sempre un paziente di sesso maschile, anche questo un fumatore, paziente di 39 anni, fumatore, che a distanza di 3 anni, a seguito di questi disturbi, anemia, astenia, disfagia, sintomi da reflusso, è stato sottoposto ad una serie di accertamenti, tra cui una ecografia che ha messo in evidenza un fegato metastatico con linfonodi loco-regionali, importanti quindi metastasi. Il paziente, anche in questo caso, diagnosi non è stata una diagnosi precoce, come voi vedete, e un paziente addirittura non è stato sottoposto a intervento perché è morto durante l'esecuzione di questi esami per complicanza della malattia metastatica. In conclusione, noi diciamo che l'adenocarcinoma del CARDIAS è una possibile complicanza importante ai pazienti con reflusso a seguito di sleeve gastrectomy. È importante fare sicuramente un close, very close follow-up ed è importante che le società scientifiche promuovano studi su larga scala per valutare, quantificare l'entità del problema e assumere le dovute decisioni. Grazie a tutti.